Vittoria Diamanti, ciao. Ciao, e benvenuta al Tempo dei Nuovi Eroi. Grazie. Tu sei una persona molto, molto speciale, con tante identità e anime eroiche. Sei una scrittrice, sei una insegnante, sei una life coach. E qui alla nostra trasmissione noi raccontiamo storie di persone come te, persone che dedicano la loro vita a un interesse non solo per se stessi, ma per l'insieme, per la collettività, per l'ambiente. E quindi, come tutti gli eroi, all'inizio del proprio viaggio tu hai risposto a una chiamata. Sì. A chi o a cosa hai risposto sì? Allora, ho risposto a una chiamata che è arrivata molto presto nella mia vita, avevo soltanto 3 anni, e la chiamata si è manifestata con dei dolori cronici in tutto il corpo e nessuno riusciva a capire che cosa avessi, che cosa stesse succedendo. E questo per 15 anni, finché ai 18 anni è arrivata la diagnosi, quindi immaginati passare così tanti anni senza sapere che cosa stesse succedendo all'interno del mio corpo e soprattutto non essere creduta da nessuno, perché io sono sempre stata così, apparentemente sana, esteriormente perfetta, sì, innamorata della vita, e non si riusciva a capire, no? Finché un medico riesce a dare un nome a quello che era la mia sofferenza e mi dice fibromialgia, e quello è stato il momento più bello della mia vita, che ho detto finalmente qualcuno dopo così tanto tempo riesce a dare un senso a questa sofferenza, solo che poi cronica e incurabile, e quindi io per una vita mi sono comportata da malata cronica e incurabile. La vera chiamata poi è arrivata 6 anni fa, quando tutta quella sofferenza e quella rabbia sono riuscita a trasformarla. Quindi il primo tratto del tuo viaggio è durato dai 3 anni a... Ai 32, 33. 30 sì, anni di viaggio. 30 anni di viaggio, dove 6 anni fa ho deciso proprio di rispondere a questa chiamata e dire: ma se tutta questa sofferenza e questa rabbia riuscisse a trasformarla in amore per me stessa, cosa succederebbe? Cosa potrebbe accadere? Ed è qui che è accaduto il miracolo. All'amore torneremo più avanti, perché so che nella tua vita è un tema di assoluta centralità. Ma non voglio svelare il tuo elisir troppo presto. Accade nella vita di un eroe, almeno così la mitologia ama descrivere, che a un certo punto lungo il percorso uno dei momenti più importanti del viaggio è l'incontro con persone, esperienze che sono maestri per loro. Qualcuno, qualcosa che ti educa. Che ti insegno qualche cosa che magari gli viene utile più avanti, e quindi parte una forma di addestramento. Nella tua vita c'è una figura o delle figure o delle esperienze che ti sono state maestre? Assolutamente sì, ed è proprio accaduto 6 anni fa, ho incontrato quello che è il mio mentore, che mi ha accompagnato per 3 anni, poi nella vita ne ho incontrati tantissimi altri, ma è il primo che mi ha avviato lungo quello che è il viaggio più bello della mia vita, poi la scoperta di me stessa. È stata una persona che mi ha accompagnato fianco a fianco ogni giorno, mi ha spiegato tutto quello che in realtà la sofferenza poteva insegnarmi, poteva darmi. Io lo dico sempre anche durante le mie conferenze, il viaggio dell'eroe non è un viaggio in solitaria, ma è un viaggio di condivisione, ci sarà sempre qualcuno pronto a tenderti la mano ed aiutarti in questo percorso. E quindi sicuramente è un viaggio di condivisione, e è stato necessario avere qualcuno che mi ha accompagnato. Il segreto trasferito, l'insegnamento ricevuto, qual è stato? L'insegnamento ricevuto è stato che quella sofferenza, quella malattia non era arrivata per caso. E se io non avessi ricevuto quella malattia oggi, sicuramente non sarei qui a fare quello che faccio e a raccontare quella che è la mia esperienza, che oggi aiuta tantissime altre persone a uscire da... Provo a esagerare. La malattia come un dono per comprendere una condizione e fare un salto? È il mio dono più grande. Nel senso che oggi, cioè, la malattia mi ha dato molto di più di quello che mi ha tolto, mi ha insegnato molto di più di quello che potevo imparare sui libri, all'università, e mi ha insegnato a vivere, mi ha insegnato a prendermi cura di me, mi ha insegnato a comprendere realmente chi sono e quanto valgo. Ed è così che viaggiando tu incontri dei compagni. Se si naviga al tuo blog, che invito assolutamente ad andare a navigare, tu parli di compagni di viaggio che portano i nomi di costanza, determinazione, coraggio, gratitudine. Sì. La tua compagnia dell'anello è fatta di questi valori? Oggi è fatta di questi valori, nel momento in cui ho deciso di rispondere a quella chiamata in chiave positiva e di trasformare quella sofferenza in chiave di forza. E sono fondamentali per me ogni giorno, perché la fibromialgia farà sempre parte di me. È che
grazie ai miei compagni di viaggio riesco a gestirla e riesco ad essere asintomatica. Quindi per quello la determinazione, il coraggio, la forza sono una costante nella mia vita. Peraltro, essendo qui noi a Radio Italia sulla musica italiana, c'è una bellissima coincidenza, quasi astrale direi, perché tu nasci il 4 marzo come Lucio Dalla e sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, che è una canzone che tu ami particolarmente. Sì. Vittoria, tu sei anche un life coach, dicevamo all'inizio, e quindi in qualche modo a tua volta ti metti al servizio delle persone che incontri e cerchi di sostenerle nel darsi un orientamento nel loro viaggio. E quindi il tema del viaggio abbiamo già visto che è un tema che ricorre nella tua vita, so che tra l'altro è una metafora, non solo metafora, che tu ami particolarmente, la usi anche nei tuoi momenti di incontro pubblici. E, lungo questo viaggio entrambi sappiamo che l'eroe a un certo punto deve superare delle prove. All'inizio nei miti greci erano piccole prove, piccole difficoltà, l'indovinello, il tranello, fino ad arrivare alla prova finale, allo scontro col nemico, quello potente. Raccontaci come hai superato le tue prime piccole grandi prove e quello che poi è stato l'incontro, quello di maggior impatto. Allora, sicuramente l'atteggiamento era fondamentale, nel senso che io non ho mai pensato una volta nella mia vita di essere malata, nel senso da quando ho scelto di rispondere alla chiamata ho detto ok, io posso farcela, sapevo che dentro di me avevo le risorse per riuscire a uscire da tutta questa sofferenza. C'è stato un momento in cui ho vacillato un pochino, avevo paura, ho detto forse qui non so se ce la faccio a superare questo ostacolo, ed è stato quando mi sono sottoposta a un intervento di maxillofacciale, quando mi hanno completamente ricostruito la faccia perché mi avevano promesso che i miei dolori alla mandibola sarebbero scomparsi. Quando una persona sta male, Oscar, ha delle aspettative altissime ed è disposto a farsi fare qualsiasi cosa. Però permettimi, diamo un ordine di grandezza della malattia, perché è una malattia che non è notissima e soprattutto gli effetti non lo sono. Sì. Per quanto si possa descrivere, diamo un ordine di, diciamo che è una malattia, invasività, perché so che è una cosa che compromette la tua vita completamente, perché hai dolori itineranti in tutto il corpo 24 ore su 24. Poi è molto creativa la fibromialgia, non è che tutti i giorni hai gli stessi sintomi, sono più di 100 sintomi diversi, quindi alle volte prende l'annebbiamento del cervello, la stanchezza cronica, ci sono dei momenti che non sai dove sei, non riconosci proprio gli ambienti, non ti ricordi nulla, quindi la frustrazione io ricordo quando andavo a scuola, studiavo tantissimo e non ricordavo niente. In un corpo perfetto. In un corpo perfetto. Quindi immagina anche la paura di risultare noiosa, di essere abbandonata, perché comunque il tuo corpo alle volte non ti segue. E quindi questa è la difficoltà, no? E soprattutto di essere credibili, ma soprattutto adesso si comincia a parlare di fibromialgia in un certo modo, ma 20 anni fa non si sapeva minimamente. Le piccole difficoltà quotidiane superate con la resilienza, con la determinazione, sì, con un focus costante soluzione. Sì. E l'incontro invece quello col nemico, l'incontro con la paura atavica, Minotauro? È stato proprio quando ho perso l'identità, perché risvegliata da quell'intervento, oltre l'intervento ad aver peggiorato la mia condizione, perché la fibromialgia non si opera. Ma non lo sapevamo. E tutti mi hanno sempre detto, ma che bel visino che hai, dietro a questo bel visino ci sono più di 300 punti, ci sono dei ricoveri, ci sono degli interventi e soprattutto delle problematiche che mi porto dietro ancora oggi, che non sono inerenti alla fibromialgia, ma sono inerenti a tutte quelle cicatrici che insomma ogni tanto si fanno sentire. E questa vittoria come l'hai prodotta sulla paura ultima? Ho cominciato a fare tanto lavoro allo specchio. Prima mi guardavo solo per notare i miei difetti, guardare cosa non andava, giudicarmi, criticarmi. Un giorno ho detto, aspetta un attimo, che se mi guardo veramente negli occhi e comincio a prendermi cura di me da dentro e non da fuori, forse qualcosa può cambiare. E lì è avvenuta la svolta. Io ho una carissima amica che è stata ospite anch'essa qui, Simona Azzori, che ama sempre dire che i limiti stanno negli occhi di chi guarda, no? Potremmo quindi dire che nel guardarti allo specchio hai dovuto vincere il tuo grande nemico, che eri te stessa, che non aveva ancora imparato a guardarsi. Hai fatto un esempio perfetto, perché alle mie conferenze dico sempre, ogni limite trasformato può diventare il tuo miglior talento. Quindi sì. Ci siamo, ok. La battaglia che hai vinto contro la fibromialgia
Certamente la prova concreta che nel tuo animo c'è un guerriero. Tu sei una combattente a tutti gli effetti. Sei una guerriera? Sì, oggi posso dire sì. Prima tentennavo un pochino, adesso dico sì. Perché sconfiggere un mostro così grande... Da soli? Da soli, sì. Quella è la forza. Un combattente. Vittoria, è vero che tu sei un life coach, ma tu ami definirti un life coach a 360 gradi. Perché? Perché spesso il life coach è associato alla figura del motivatore. Io rifuggo totalmente da chi mi chiama, dice che sono una motivatrice. Io credo che le persone abbiano bisogno non di essere motivate, ma di essere ascoltate e insieme di trovare una motivazione valida per fare il salto, perché sennò rispondere alla chiamata è molto difficile. Tanto tu non sei di supporto, non affianchi, non accompagni il loro viaggio necessariamente solo persone malate. La tua guarigione è stato il tuo successo? Allora, o è stata una nuova partenza o... Diciamo che posso definirlo un successo personale, però diciamo che questo mi ha permesso di ripartire, di rimettermi in gioco, di stravolgere la mia vita e adesso sono io quella persona che passa il favore, perché io credo che la condivisione salvi la vita. A me anni fa la condivisione ha salvato la vita, quindi sono quindi io altra quella... parola chiave, condivisione. Condivisione, quindi sono io oggi quella persona che si mette al servizio per condividere, per aiutare il prossimo e passare il favore, no? E questo è diventato, appunto, come dicevo prima, il mio limite, l'ho trasformato in un mio punto di forza e oggi questo è il mio lavoro. Questo concetto di favore è interessante. Potremmo usare la parola dono? Sì. Questo, ci passiamo un dono? Assolutamente sì, nel senso che questo è stato un dono che mi è stato dato anni fa. Io spesso e volentieri lo dico alle mie conferenze, soprattutto io ho una fiducia totale in quello che è l'universo. L'universo mi ha dato un dono e questo, cioè non posso far finta, non potevo non rispondere alla mia chiamata, perché è proprio quello che sento, è la mia missione di vita. Quindi è la cosa che mi riesce meglio. Oggi ricorre ogni giorno, è un sì costante. Sì. Arriviamo al momento magico, perché a un certo punto l'eroe sconfitto il nemico conquista l'anello magico. Conquista la spada nella roccia, conquista il sacro graal, l'elisir. Qual è il tuo elisir con cui sei tornata a casa che adesso condividi col mondo? Allora, potrei dirti l'amore, perché per me è una costante ed è importantissimo, però forse è un po' troppo scontato. È scontato? Per me sì, perché okay. È la chiave, no? Di volta è stato il mio successo attraverso l'amore che sono potuta guarire ed essere asintomatica. Però c'è una cosa secondo me che è ancora più importante, che è la curiosità e la fiducia totale in quello che mi accade. Curiosità perché? Perché quando arriva qualcosa di brutto nella tua vita, di solito si dice, le persone dicono perché a me? E invece dipende da me. È in base a come io mi approccio a quello che mi accade che fa la differenza. E quindi quel puntino, la curiosità sta nel vediamo a che cosa si unisce e anni dopo vediamo quel disegno. Quindi un'indagine costante. È un'indagine costante. E fiducia in cosa? Fiducia perché quello che mi accade è la cosa migliore che poteva accadere per me in quel momento. E quindi siamo alla fine del tuo viaggio, almeno di questo racconto, però io sento che in realtà il tuo viaggio sia... costantemente in movimento. Tu sei in missione? Ti senti un po' in missione? Missione speciale. Un po' sì? Un po' sì. Però è... Una bella guerriera in missione speciale. Sì, ed è nutrimento. Diciamo che una delle cose importanti di questo percorso è la continua ricerca, il continuo mettersi in gioco, studiare. Perché anni fa a me l'ignoranza non è che mi ha proprio salvato la vita, no? Se non mi fossi rimboccata le maniche. Sembra un paradosso, ma oggi ti trovi a collaborare con medici. Sì, con chi si occupa di medicina tradizionale, qualcuno che anni fa avrebbe detto o non è possibile, ho avuto l'approccio sbagliato. Per aiutarli a comprendere quello che accade all'interno di un corpo di un fibromialgico, le difficoltà che un fibromialgico deve affrontare ogni giorno, perché se la fibromialgia non ce l'hai è impossibile da comprendere, perché avere a che fare col dolore cronico 24 ore su 24 non lo puoi capire se non lo vivi in prima persona. Quindi sono di supporto a loro per comprendere che cosa è necessario fare per aiutare chi soffre di fibromialgia. Allora io ti ringrazio per queste perle. Grazie di saggezza, i tuoi piccoli doni. Grazie Oscar. Grazie a te.